Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi nuovo video haul, so che vi piacciono tantissimo, quindi ne faccio un altro. Questo però è un haul un po' più particolare perché sarà un collab haul, ovvero vi farò vedere solamente, esclusivamente le cose, insomma i capi di abbigliamento, accessori che mi sono arrivati dai vari siti, due italiani e gli altri invece asiatici. Ecco, ci tengo a precisare una cosa prima di iniziare. Io vi faccio gli haul perché so che è una tipologia di video che vi piace tantissimo guardare. In questo caso, allora, di solito faccio gli haul con le cose principalmente che acquisto io. In questo caso però mi sono arrivate tante cose, quindi ho pensato di fare un collab haul unico in cui vi faccio vedere. Non voglio che pensiate che vi faccio vedere queste cose solo per vantarmi di tutte le cose che mi sono arrivate dai vari siti, assolutamente no. Me lo faccio perché penso che comunque sia una tipologia di video utile e che vi possa servire se anche voi poi volete acquistare le cose da questi siti. Ok, fatto questa premessa, iniziamo subito. La scorsa settimana sono stata con la Claudia all'evento Garnier Italia e ci hanno invitato praticamente all'anteprima, alla serata di evento che presentava la nuova linea ultra dolce. Garnier ha lanciato la linea ultra dolce corpo, sapete che ultra dolce di solito fa shampoo e balsamo e maschere per capelli principalmente, e hanno lanciato questa nuova linea di creme per il corpo. Ci hanno omaggiato alcuni prodottini, è stata una serata molto bella, quindi adesso vi faccio vedere un po' i vari prodotti che mi sono arrivati. Innanzitutto le linee che loro hanno lanciato sono tre: per pelli normali, per pelli secche e per pelli molto secche, e questi qui sono i tre principali prodotti, sono appunto classiche creme per il corpo da mettere dopo la doccia per idratare la pelle. In particolare però voglio parlarvi di due prodotti che mi hanno colpito di più di questa nuova linea. I due prodotti che mi hanno colpito di più appunto sono questo qui, che è un balsamo corpo sotto la doccia, e questo mi ha ispirato tantissimo perché dopo che insomma che finisco di fare la doccia non ho tanta voglia sempre ogni volta di mettermi lì a spalmarmi la crema, perciò questo qua è molto comodo, metto doccia schiuma, poi passo questo mentre sono sotto la doccia e ho notato proprio che appena esco dalla doccia che mi si asciuga la pelle ho già la pelle perfettamente idratata, quindi questo mi è piaciuto tantissimo ed è appunto per pelle normale o secca, oli meravigliosi, bla 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 bla, argan e camellia, ok, questa è la profumazione. L'altra idea che mi è piaciuta tantissimo invece è questo qui, ed è l'ultra dolce corpo olio secco, praticamente è un olio spray che non va ad ungere la pelle, lo spruzzo direttamente per esempio nelle gambe, nelle ginocchia e mi va a idratare tantissimo la pelle, viene assorbito subito, si asciuga subito. Quindi questo era il primo marchio di cui insomma ci tenevo a parlarvi. Un'altra azienda con cui ho avuto l'opportunità di collaborare è un'azienda, una ditta fiorentina che si chiama Diana & Co. È un negozio che è anche un negozio online, di cui vi lascerò il link nell'info box, che vende delle borse bellissime. E io grazie insomma a questo negozio ho deciso di scegliere questa borsa qui che si chiama Jenny ed è rosa con i dettagli dorati, ed è un modello che mi piace molto perché mi ricorda tantissimo un po' gli zainetti, lo stile di uno zainetto che vanno molto di moda in questo periodo. E è una borsa fatta molto molto bene, la spedizione è stata velocissima, devo ringraziare veramente il sito Franca che mi ha contattato, e è un sito che ci tengo veramente a farvi vedere, a farvi conoscere. I prezzi non sono così bassi, perché comunque in media le borse costano sui 50-60 euro, però considerate che prendete un prodotto italiano, un prodotto di qualità e insomma non è una cinesata, ecco, per capirci. E quindi insomma, mi è piaciuta davvero molto, questa ve l'avevo già fatta vedere anche nel video tre outfit per la primavera che ho caricato settimana scorsa, se non l'avete visto vi lascerò anche di quello link nell'info box. Ok, adesso vi mostrerò tutti i vestiti che mi sono arrivati dai vari siti asiatici. Ho deciso di strutturare così adesso per mostrarvi, voglio fare una cosa veloce, non voglio dilungarmi troppo e darvi troppe informazioni inutili. Farò un po' come si fa su Amazon, ovvero sia per ogni capo io darò una votazione che va da 1 a 5 stelline. Se do solo una stellina vuol dire che il capo mi ha fatto schifo, mentre se do 5 stelline vuol dire che il capo mi è piaciuto molto. Così potete capire meglio, insomma, cosa mi è piaciuto, come mi è piaciuto, quante stelline ho dato, insomma, penso che possa essere insomma, più utile per avere anche voi una recensione il più possibile oggettiva, ecco. Il primo sito di cui vi parlo è CN Direct ed è quello che mi è piaciuto di più in assoluto.
E adesso vi faccio vedere una cosa che forse è la cosa di cui sono veramente più contenta, ed è questo vestito qui. Questo vestito è esattamente come l'avevo visto nella foto, come taglia è perfetta, è una L. Mi chiedete sempre quanto sono alta, insomma come scelgo le taglie. Io di solito prendo sempre L o XL da questi siti. Sono alta 1,73 m, sono magra, però comunque le spalle larghe, braccia lunghe, quindi mi servono taglie grandi, e questa taglia è perfetta. Il vestito devo dire che è di una qualità ottima per essere un sito asiatico, e è leggermente corto, nel senso che se vado a metterci, sono già alta, se vado a metterci il tacco diventa un po' troppo osé. Infatti, siccome mi piacerebbe tanto utilizzarlo anche per la laurea, ho pensato che magari dalla sarta ci farò fare sotto magari un bordo o qualcosa per allungarlo un po'. Però insomma il vestito è veramente bellissimo. Questo qui tra l'altro non è una collana attaccata, che avevo pensato, boh, ma se è attaccata come faccio a lavarlo, che è un po' delicato. È una spilla, cioè sono due spille, si può staccare e rimuovere, quindi si può lavare anche comodamente. E anche le cuciture sono fatte davvero davvero benissimo. Quindi per questo capo il mio voto è di 5 stelline. Un altro capo che ho ricevuto da CN Direct è questa camicetta qui, tutta azzurra con appunto questi dettagli, queste borchette dorate. Lasciate stare che è completamente stropicciata perché mi è arrivata ieri, devo ancora lavarla e stirarla. Anche questa mi è piaciuta molto, è una L ed è finalmente una L come le misure italiane, che mi va bene. E appunto il tessuto forse è leggermente più trasparentino di come me lo aspettavo, però anche qui le cuciture sono fatte bene, insomma mi è piaciuta. Questa do 4 stelline. Passiamo ora a un altro sito che è New Dress. Da New Dress mi sono arrivati due capi. Il primo capo è questo top qui, tutto bianco, abbastanza pesantino, stretto in vita e che si apre un po' a stile impero, e sotto praticamente ha questo bordo tutto nero che gli dà un tocco diverso, mi è piaciuto moltissimo. Il tessuto è un tessuto bello pesante e fatto bene. E anche qui non ci sono cuciture strane, anche questo mi è piaciuto davvero molto. Ecco, l'unica cosa forse è leggermente larghina questa volta per essere un L, però insomma lo sfrutterò tantissimo, anzi l'avete già visto anche questo nel video 3 outfit per la primavera. Quindi a questo vestito do 5 stelline. Un altro capo che ho ricevuto da New Dress è questa camicia, tutta bianca con le ancorette. Questa è stata, devo dire, una grandissima delusione. Innanzitutto perché nella foto la camicia era una camicia consistente, nel senso non sembrava trasparente assolutamente. Mentre, cioè, guardate, cioè mi si vede la mano dietro, non so se si vedete, comunque... Insomma, di questa non era assolutamente come me l'aspettavo, e tra l'altro ho detto vabbè, al massimo la metto con una maglia bianca sotto. La metto l'altro giorno per andare in redazione e mi sono chinata per mettermi le scarpe e ho sentito crack, praticamente, cioè io non so come è fatta la cucitura, ma si è completamente disfatta, è una cosa assurda. Questa è fatta veramente malissimo, questa assolutamente bocciata, do una stellina. Un altro sito che vi faccio vedere è DressGal. Da DressGal ho ordinato 4 cose. Allora, la prima è una vestaglietta semplicissima da notte rosa che ha costato tipo 3 dollari. Ed è appunto questa qui. Questa qui insomma sì, carina, niente di che, mi aspettavo fosse anche qui un tessuto un po' più consistente. Diciamo, quindi questa qui do 3 stelline. Poi un'altra cosa che mi è arrivata invece è questa felpina qui, tutta nera con il colletto bianco, e sotto c'è tipo la camicettina, la finta camicettina. Questa qua mi è piaciuta da morire, la prima cosa che ho voluto indossare quando mi sono arrivati tutti questi pacchi. Anche questa è fatta bene, questa è una taglia L e mi va bene. Anche qui le cuciture sono fatte bene, è esattamente come me l'aspettavo dal sito, quindi questo top do 5 stelline. Un'altra cosa che mi è arrivata è questa maglia qui, nera con tutto questo pizzo. Questa corrisponde esattamente a come l'ho vista nel sito. Il problema è che non possono arrivare i capi macchiati, e questa qui praticamente nel colletto bianco ha una macchia un po' bluastra che sembra inchiostro, non so cosa sia. Cioè non esiste che si ordinano i capi, adesso questi qui insomma fortunatamente mi sono stati omaggiati dai vari siti, però non esiste che pago un capo e mi trovo una cosa macchiata. Quindi questo bocciato per la macchia do 2 stelline, perché in realtà insomma come capo in sé è bello.
Ultima cosa che mi è arrivata da questo sito invece è questa blusa blu. Questa devo dire che è carina, forse anche qui un po' trasparentina, però anche questa è fatta bene, era come me l'aspettavo. È molto semplice da mettere con un paio di jeans così d'estate, niente di troppo particolare. Ha qualche filo che penzola, devo dire, tipo questo. Però insomma basta tagliarlo, insomma questa qua è carina, questa do 4 stelline. Passiamo ora all'ultimo sito che è Dresslink. Da Dresslink mi è arrivata questa camicetta qui che sto indossando adesso, di questa sono stata super entusiasta. C'era così, in verde acqua e in bianco. Questa qui è fatta molto bene, anche tutte queste perline nel colletto sono attaccate molto bene, è fatta bene. Questa qui è una L, forse a me sarebbe andata meglio un XL perché mi piacciono le cose un po' più larghine, però non c'è male, anche qui le cuciture sono fatte bene, non è per niente trasparente, insomma è un tessuto fresco appunto per la primavera, quindi a questa camicia do 5 stelline. Ultima cosa che mi è arrivata da Dressing invece è questa magliettina rossa. Anche questa corrisponde a come l'avevo vista nel sito, mi piaceva tantissimo l'idea delle maniche che sono un po' sbuffo, un po' svolazzanti, e dietro ha questa zip dorata. Il problema è che anche questa è una L ed è una taglia piccolissima per essere una L rispetto alle altre L che ho ordinato. Cioè ci entro dentro, ma per esempio quando devo togliermela ho paura che si spacchi tutto perché è veramente stretta per essere una L. Ed è strano perché alcune L vanno bene, alcune L vanno meno bene, questa cosa non l'ho capita molto. Cioè in sé è carina, però appunto che sia una taglia così piccola, a questa do 4 stelline. Ok ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che la mia recensione insomma, vi sia stata utile. Quello che posso dire di questi siti cinesi è che bisogna stare abbastanza attenti. Io penso che gira e rigira, da CN Direct a Dresslink, a New Dress, a Dressgal, hanno tutti le stesse cose. C'è una cosa che ho visto in un sito, che non ho visto nell'altro, sono andata in un altro sito e la trovavo uguale. Io penso infatti che questi siti abbiano gli stessi fornitori. E alcuni fornitori producono capi di qualità, tipo il vestito rosso che vi ho fatto vedere all'inizio di CN Direct, altri invece producono capi che fanno schifo. E quindi tutti questi capi poi vengono accumulati a caso nei vari siti. Penso che queste recensioni che facciamo insomma, noi youtuber possano esservi d'aiuto per capire effettivamente quali prodotti, quali capi sono di qualità, e vi consiglio anche di controllare sempre le stelline che vengono messe all'interno dei siti stessi in ogni capo e anche i vari commenti delle varie utenti, perché sono molto utile, secondo me anche io mi ci baso molto spesso. Vi consiglio sempre di prendere una taglia in più in qualunque caso. Io penso che a questo punto, se collaborerò ancora con questi siti, prenderò sempre un XL per andare sul sicuro, visto che appunto, come la maglia rossa che vi ho fatto vedere prima, una L è piccolissima. Spero che questa recensione, che questa idea anche delle stelline vi sia piaciuta. Tirando le somme, il sito che vince per questo collab haul è CN Direct, ovvero sia il primo che vi ho fatto vedere, perché sia quel vestito rosso sia la camicia azzurra erano esattamente come me li aspettavo, erano fatti molto bene, senza cuciture strane, insomma è il sito che complessivamente mi ha soddisfatto di più. Io spero che questo video appunto vi sia piaciuto, fatemi sapere insomma cosa ne pensate con un commento. Se vi va, seguitemi anche nella mia pagina Instagram e nella mia pagina Facebook per rimanere sempre aggiornate sulle foto che carico, sui prossimi video in programma, eccetera. Trovate tutti i vari link nell'info box. Ovviamente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!